E ciao a tutti e a tutte, amici e amiche spettinati e spettinate. Come state? Oggi progetto speciale, ma vedrete tutto dopo la sigla. Da qualche settimana ho questo gattino con me, o gattina, gattina. Ha 2 mesi, ha un nome tutto suo, ama andare in giro al guinzaglio, cosa stranissima da vedere, ed è un gatto da laboratorio, nel senso che lei proprio ama i rumori forti. E anche se cerco ovviamente di non sottoporcela per evitare problemi uditivi o robe così. Allora, cosa costruiamo oggi? Oggi, dopo aver messo via lei, costruiamo una cuccia per gattini, particolare, nel senso che poi più avanti potrebbe diventare anche un tavolino e avanti. Ci vediamo fra pochissimo con la lista dei materiali. Bene amici e amiche spettinati e spettinate, per questo nuovo video utilizzeremo questa bellissima gomma trovata da un caro amico e che giustamente ha pensato: dai, regaliamola al Minoz Art Design, che così qualcosa ci costruisce. Mega cuccia barra tavolino. Allora, gomma con cerchione e poi ci servirà questo bancale regalato dalla 30 e oltre. E poi cos'altro potrebbe servirci? Ah, beh, sì, un bel cuscino recuperato da quei cosi che ti portano da mangiare. Dentro c'è roba isolante, quindi possiamo usarla per andare a isolare la cuccia. Bene, quindi iniziamo subito col tagliare. Tagliamo e creiamo la base della nostra cuccia. Vi spiego in breve cosa voglio fare. In pratica voglio costruire un quadrato che si vada di legno, che si vada a posizionare esattamente qua sotto, qua dentro, pam, 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 e che esca fuori di così, in modo che creiamo una base solida e da questi buchi ci infiliamo le viti con delle rondelle da qui, pam! E qui sopra poi ci andrà il cuscino e tutti questi vari buchi aiuteranno il respirare, il passaggio dell'aria e basta, insomma. Iniziamo col tagliare quel bancale lì. Volendo potrebbe diventare qualcos'altro, amici, amiche, spettinate, spettinate. Comunque, intanto, allora, questo adesso dovrò diventare un qualcos'altro. In pratica, vedete, li abbiamo tagliati tutti a male, diciamo male, molto male. Ma va bene così, perché ora dobbiamo unirli uno alla volta, dritti per dritti, e farli diventare una mega base quadrata. Allora, vediamo di fare una roba
ragionata. O così. Fisciamoli tutti una volta con dei chiodi. Allora. Ci sta, vedete? Pipetta. Il principio era questo, raga. Non sta venendo fuori male, direi. Vediamo se ci sta, mi ci metterei io dentro. Ok. Principio era questo. Mentre ci facciamo stare questa con un bel tessuto sopra, vedete? E la cuccia è fatta in teoria. Cari amici e care amiche, spettinati e spettinate, anche questo video si conclude con un grandissimo saluto. Spero sempre stiate tutti bene e se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace. Se siete già iscritti al canale, grazie mille. Se non siete iscritti al canale, cosa che so che tanti di voi non sono iscritti al canale, iscrivetevi al canale. Perché? Perché anche se i numeri non contano, quella persona in più, quelle due persone in più, quelle tre persone in più mi rendono felice. Lo ammetto. E con questo vi saluto. Ci vediamo presto per nuove avventure. Ciao! Ho capito, Minoz, però qua non ci hai fatto vedere il progetto finito. Come facciamo? Come fate? Dovete iscrivervi al canale, bene se l'avete già fatto, malissimo se non l'avete già fatto, fatelo, mettere like, bravi, qua sotto, vedi lì, bravissimi, poi condividere il video, sì, perché qua le visualizzazioni devono, e poi dopo basta, raga, cioè, non è che adesso vi posso chiedere di tutto. Arrivati a questo punto, cosa andiamo a fare? Andiamo a fare che voi aspettate un attimino e io faccio il video di presentazione
e se superiamo i tot visualizzazioni iscritti, non diamoci limiti e vedete la seconda parte. Che cazzo di così. Va bene, dai. Ciao a tutti. Ciao ciao.